Grazie, io vi ringrazio per l'invito e la presenza qui stamattina mia e ha il significato e il senso dell'attenzione che l'amministrazione comunale vuole riservare a un problema che è certamente molto grande e che merita particolare attenzione. Non è, come dire, festeggiando l'8 marzo la donna che si va incontro alle reali esigenze del mondo femminile, dell'universo femminile, ma è producendo atti concreti, facendo in modo cioè che la donna intanto possa essere messa in condizione di operare al pari dall'uomo. Perché io sono tra coloro i quali hanno criticato in maniera anche vibrante le quote, le cosiddette quote. Perché ritengo che la donna non debba essere inserita per quote, ma debba essere messa al contrario in condizione di poter operare al pari dall'uomo. E per farlo bisogna creare quelle condizioni, quei servizi, a partire dagli asili nido, i trasporti, la cura del bambino, che certamente rappresentano un grande problema e che pongono la donna in difficoltà rispetto all'uomo. Facendo un passo avanti, Presidente, io ritengo che è importante tutelare non solo la donna, ma tutelare il lavoro e la sicurezza sul lavoro, e che l'uno e l'altro sono elementi che devono rappresentare oggetto di attenzione sia a livello locale, sia a livello provinciale, sia nazionale, sia regionale, e quindi una norma che sia più chiara, che sia più aderente ai bisogni è quantomeno auspicabile, e noi ci muoveremo in questa direzione. Io per quello che riguarda il mio ruolo di parlamentare regionale, certamente l'ho già anticipato al Presidente in occasione di una visita che cortesemente mi ha reso al Comune, lo farò. La presenza dell'onorevole Crimi, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo sport, è certamente importante e ci conforta e so che saprà farsi carico di questo problema per andare incontro, dicevo, ai legittimi interessi non della donna, ma diciamo della società nel suo complesso, nella propria armonia. Ecco perché stamattina, pur avendo molteplici impegni, e infatti scapperò subito, Presidente, non me ne voglia, io non ho voluto far mancare questo calore, questo affetto, questa corrente calda che deve legare l'amministrazione ai propri cittadini e questa corrente ancora più significativa che deve legare l'amministrazione all'universo femminile. Grazie. Grazie, signor Sindaco. Daremo la parola all'onorevole Crimi, sottosegretario. Io ringrazio il presidente Paci, che è sempre Carmelo. Qui è uscito, quindi lo ringraziamo quando torna. Poi, no, la mia è una presenza non prevista qui a Messina, ma ero stamattina con il nostro sindaco, e quindi ben volentieri partecipo a questa assemblea per dire solo una cosa. Presidente Pace, ti ringrazio, noi da tempo ci conosciamo, sempre infaticabile nel lavoro che fai, ecco, ma per dare concretezza anche all'incontro, tanto il discorso di saluto l'ha fatto il nostro sindaco. Ho visto che ci sono delle proposte di legge che voi questa mattina dico, esaminerete, e quindi si potranno arricchire anche dai contributi che verranno dal dibattito. Se poi io ne posso avere, ecco, copia della sintesi dei lavori che voi svolgerete, ecco, senz'altro porterò all'attenzione del governo e quindi anche del Parlamento quelle che sono le proposte che derivano oggi da questa giornata. Quindi io vi ringrazio, faccio un augurio a tutte le donne e a tutti quanti e buon lavoro. Io ringrazio spassionatamente all'amico Crimi e so